in cielo, libertari del nobilissimo rione centro storico. Ed ecco che procediamo con la premiazione di questi bravissimi ragazzi. L'impegno che li coinvolge davvero arduo, settimane se non mesi di allenamento. Sono mesi di allenamento, perché poi comunque chi spinge le botti si allena anche durante tutto l'anno, perché non è pensabile riuscire in questa impresa veramente importante e impegnativa allenandosi solo un mese. Quindi sono ragazzi che normalmente vediamo a correre tutto l'anno sulle nostre strade. Ed ora, settimo posto. Incedano gli bottari del nobilissimo rione Careno. Incedono gli bottari del nobilissimo rione Madonna in Campagna. Ed ecco che vediamo scendere nel nostro anfiteatro naturale i colori rossi e blu del rione Madonna in Campagna. Salutiamo i bottari del rione, Perry Dario, Palazzo Simone, Belli Davide, Celsi Davide e signor Pierluigi, i bottari del rione Madonna in Campagna. Procediamo con il quinto posto. Incedano i bottari del nobilissimo rione Finisea. Ecco i bottari che hanno corso, gareggiato nella rione Finisea e sono Michelon Flavio, Barberio Giovanni, Poretti Lorenzo, Marsilio Stefano, Franciosi Michele. Bravi ragazzi, complimenti! Quale rione classificato? Lo chiameremo ora. Incedano gli bottari del nobilissimo rione Gornate.
da lui! Incedono Libottari, dell'onorabilissimo Rione Ciapa! Thank you.
E non erano neanche favoriti, eh? Non erano neanche favoriti. Vorrei ringraziare comunque le persone che intanto mi hanno anche coadiuvato nell'organizzazione della corsa di stasera, che sono Tati Claudio, Tati Alessandro, Paolo e Tati Pimienzo, che comunque si sono preoccupati per organizzare questo. E poi vorrei dire veramente due cose a questi ragazzi, perché sono i miei ragazzi, che quindi si sono allenati per tanto tempo, hanno fatto dei sacrifici, e purtroppo stasera non tutti è andato liscio, qualcuno è deluso, però purtroppo può vincere solo uno, e di questo mi dispiace perché vorrei che potessero vincere tutti e godere in ugual modo delle gioie della vittoria, però purtroppo questo non è stato possibile, ma li voglio ringraziare perché veramente quest'anno loro insieme alle ragazze hanno creato veramente un grandissimo gruppo. Grazie ragazzi, grazie a tutti. Noi come Volontari invece vogliamo ringraziare il grande Nando, che per questi due mesi ci ha allenato alla grande, è stato sempre presente, ci supporta, ci allena, è il grande Nando, e ci supporta. Bene, grazie Nando, veramente. Ciao a tutti.